avevi cominciato a leggere proprio della filosofia della speranza e questa cosa lo ha talmente caricato, non solo credo che ti ha dato una spinta eccezionale per guarire la speranza, ma quella di approfondire il pensiero di Ernest Bloch, conoscendolo di persona, ed è per questo che ha permesso di scrivere una biografia. Proprio anche da molti ricordi che lo stesso Ernest Bloch gli aveva confidato. Diventato professore ad Amiens, Francia, ha insegnato per tutto questo periodo ad Amiens e portando il pensiero di Ernest Bloch in Francia, dove è stato uno dei maggiori rappresentanti in un momento stesso in cui ancora il pensiero di Bloch aveva una grande diffusione. Ricordiamo principalmente il suo studio sul messianismo, proprio perché ricordavamo il tema proprio del messianismo di quel periodo e lui degli studi giovanili, che è il suo libro più famoso, credo, su Ernest Bloch. Poi anche le interviste a Ernest Bloch, che lui in Italia sono uscite come Karl Marx, mi sembra una cosa che un titolo non c'entra niente, vabbè, ma comunque, invece appunto nel titolo tedesco viene conservato questo fatto che sono interviste ed era l'unico modo per presentare il pensiero di Ernest Bloch. Io le ho usate tantissimo fino all'anno scorso, fino a qualche anno fa, poi per il resto ora ci appoggeremo all'edizione italiana della sua biografia. Ma i suoi interessi, insegnando storia della filosofia a Amiens, non si sono limitati naturalmente solo al pensiero di Ernest Bloch, ma ha cominciato a confrontare il suo pensiero di Ernest Bloch con Anders, con Jonas, proprio ironizzando e controbattendo al pensiero andersiano e soprattutto io di Jonas sul principio responsabilità che voleva offuscare il principio speranza di Ernest Bloch, ma anche i suoi interessi per Sartre, tant'è vero che è venuto varie volte da noi anche nelle conferenze su Sartre e su altri argomenti anche affini. Ed altri appunto sempre intessuti in quel tessuto che è fra il politico, il sacro, il senso del sacro, il politico e l'ultimo che adesso devo ancora conoscere è il suo interesse per Kierkegaard, che ci accomuna perché tutte e due passando da Bloch poi alla fine abbiamo scoperto Kierkegaard, per cui do la parola a Arne Grazie mille Patrizia per questa bella presentazione ed introduzione alla tematica di questo convegno. Sono felice, molto felice di poter fare questa relazione su Bloch della Prima Guerra Mondiale qui a Parma, in questa università, in questo Ateneo, no? Che ha iscritto nel suo programma di fondazione il premio per l'antifascismo e la democrazia, no? Sull'iniziativa degli studenti, come è affissato all'entrata dell'università. Adesso mi fa molto piacere poter fare questa relazione qui con i nostri amici italiani, romani, del gruppo dei blochiani, che spero che va a prosperare nei anni che vengono, perché l'anno prossimo dobbiamo commemorare il 130° anniversario della nascita di Ernst Bloch. E come ha detto Patrizia, nel 2018 ci sarà la commemorazione del anniversario della prima pubblicazione dello Spirito dell'Utopia di Ernst Bloch nel 1918. Bene, Ernst Bloch e la Prima Guerra Mondiale. All'inizio della Prima Guerra Mondiale, nell'agosto del 1914, Ernst Bloch aveva 29 anni, Un attimo, mi ma chiedono, scusami. No, non funziona? questo non mi arriva. Questa ieri era funzionato, no? È acceso? Sì. Sì. Bene, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, nell'agosto 1914, Ernst Bloch aveva 29 anni, ma era già politizzato, no? Nel senso preciso del pacifismo, dell'ostilità al regime, dalla politica interna ed esterna dell'imperatore
tedesco Guglielmo II. Come Bloch afferma in un'intervista dell'anno 1974 con Jean-Michel Palmier, il grande specialista francese dell'espressionismo, la sua politizzazione aveva già cominciato durante le sue studi al liceo di Ludwigshafen, quando ha letto le volantine e trattati politici distribuiti dal Partito Socialdemocratico Tedesco SPD e il sindacato, ben presente nelle fabbriche chimiche della BASF, che predominano questa città industriale situata alla riva sinistra del Reno. Durante i suoi studi universitari a Monaco, aveva i suoi primi contatti con i pittori espressionisti, per esempio quelli della scuola del Blaue Reiter, il Cavaliere Azzurro, di Franz Marc con i rappresentanti pacifisti. E nato nel 1885 nel Palatinato, appartenendo a questa epoca ancora alla Baviera, il giovane Bloch manifestò già dalle 25 anni un'attitudine chiaramente ostile al prussianismo, alla monarchia di Guglielmo II, agli Junker, agli signorotti, ai nobilotti di campagna, soprattutto al militarismo prussiano arrogante che detestò profondamente. E la sua posizione politica si radicalizzò molto con l'eruzione della Prima Guerra Mondiale, dopo la mobilitazione generale e la dichiarazione di guerra della Prussia alla Francia del 3 agosto 1914, la guerra dell'Austria-Ungheria alla Serbia, protetta dalla Russia, dopo l'invasione militare del Belgio nei giorni seguenti dall'esercito tedesco, che condurrà tra gli altri l'assedio della città e della fortezza di Liège, alla fine di agosto 1914, causando la morte di migliaia di civili in violazione flagrante della neutralità del Belgio. Facendo parte di questa minoranza critica degli intellettuali, artisti, scrittori, filosofi, lavoratori tedeschi, che non volevano partecipare a questa isteria della guerra, a questi eccessi del patriottismo, di nazionalismo che caratterizzavano il clima politico nella Germania, ma anche nella Francia, in Russia e nella monarchia del Danube, Ernst Bloch, che fino a questo momento era ancora un simpatizzante dell'SPD, criticò allora il voto dei crediti di guerra all'imperatore Guglielmo per la grande maggioranza dei deputati socialisti del Reichstag, il Parlamento tedesco a Berlino, in agosto 1914. E si svolse verso la sinistra del partito, il futuro USPD. Ricordiamo che all'occasione di questo voto soltanto un solo unico deputato dell'SPD aveva votato contro Karl Liebknecht. Si può dire che a partire di questo momento Ernst Bloch si trovò, come Walter Benjamin, nel campo politico di quegli opponenti democratici al regime della monarchia di Guglielmo II, che erano non solo radicalmente opposti a questa guerra, ma che speravano anche che una sconfitta militare della Germania in questo conflitto mondiale sarebbe certamente preferibile ad una vittoria tedesca. La sua posizione dunque era né patriota né germanofile, ma internazionalista, e va piuttosto germanofobe, foba, pro intesa. A partire di questo, quella era l'attitudine generale dei ebrei nella Germania di questa epoca, era un po' una posizione singolare di minoranza critica, molto critica alla politica del Reich tedesco, della monarchia di Guglielmo II. E a partire da questo momento e di questa situazione, Bloch pensò effettivamente che invece di si fare trattare nell'opinione pubblica tedesca dalle autorità tedesche come un traditore alla patria, sarebbe forse meglio di lasciare la Germania e di esilarsi all'estero, per esempio in Svizzera. Ma questa
difficile decisione, no? La prende soltanto 3 anni più tardi a Grünwald, presso di Monaco di Baviera, dove aveva già scritto i 2/3 del suo primo libro, Spirito dell'Utopia, nel marzo 1917. E secondo le testimonianze e i documenti consultati la partenza di Bloch, di Ernst Bloch, dalla Germania dell'imperatore Guglielmo II fu dovuto non solo al deterioramento delle condizioni di vita della popolazione tedesca, ma durante il terzo anno della prima guerra mondiale, che aveva condotto il governo del Reich tedesco a imporre a partire del marzo del 1915 il razionamento dei prodotti alimentari, ma anche e soprattutto alla paura di Bloch di essere mobilitato e arruolato nell'esercito tedesco con l'unica prospettiva realista di essere ucciso nelle trincee della Somme, della Marne o a Verdun, a dispetto del fatto che Bloch fosse stato in un primo tempo riformato ed esonerato dal servizio militare nel 1916 per miopia, grazie all'espresso intervento di Karl Jaspers. Tuttavia, l'aggravarsi della situazione militare tedesca durante l'inverno del 1916-1917 non metteva questi esonerati completamente al riparo dall'essere quantomeno chiamati alle armi. Inoltre vi era ancora un altro motivo, ancora più importante, il suo totale disaccordo con la politica estera del Reich tedesco e la sua ferma decisione di combattere questa politica e questa guerra, che era convinto che era concepita a Potsdam, come Bloch non cessava di sottolineare, e che giudicava essere del tutto contraria agli interessi della democrazia e dell'umanità. E tutto ciò non poteva che incitare Bloch a aderire non solo all'opposizione antimonarchica, socialista, democratica, tedesca all'interno, ma anche alle forze politiche che combattevano il Reich tedesco sul piano politico militare dall'estero. E ora uno dei centri di propaganda più importanti per la diffusione delle idee e della propaganda anti-Kaiser in lingua tedesca era Berna, la capitale della Svizzera, dove si pubblicava la Freie Zeitung, il giornale libero, una sorta di piattaforma centrale culturale e politica degli avversari della Germania monarchica, dominata dai simpatizzanti dell'intesa franco-americana-britannica e composta soprattutto di democratici liberali, francofili e germanofobi. E considerata l'avversione che Ernst Bloch aveva manifestato nel corso della guerra nei confronti di Guglielmo II e della sua politica interna ed esterna imperialista e nazionalista, era quasi ovvio che aderisse prima o poi a questo gruppo di intellettuali e giornalisti. E bisognava trovare innanzitutto un pretesto per ottenere delle autorità tedesche esternamente diffidenti nei confronti dei refrattari e soprattutto dei giovani intellettuali ebrei che c'erano tra di loro, il visto di uscita per un soggiorno in Svizzera. Come fare? E infine Bloch trova questo pretesto in occasione di un incontro a Heidelberg nel febbraio del 1917 con Emil Lederer, che era noto in Germania come specialista di economia sociale e co-editore dell'archivo Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialgeschichte, l'archivo per le scienze sociali e la storia sociale. E Lederer permise che Bloch fosse ufficialmente inviato in Svizzera per condurre per la rivista un'inchiesta sulle ideologie pacifiste, i programmi politici e le utopie in Svizzera. Bene, utopie in Svizzera. Poi la lettera di invito di missione presentata nella rivista impressionò
verosimilmente i servizi consolari tedeschi poco tenne, e effettivamente alla fine del marzo del 1917 il visto di uscita per la Svizzera, in un momento di questo visto e di pochissimi mezzi finanziari, Bloch si sistemò innanzitutto da aprile a settembre 1917 a Berna in Svizzera, da settembre 1917 a maggio 1918 a Thun, al lago di Thun, e infine da maggio 1917 a marzo 1919 a Interlaken. E con la sua presenza Bloch rinforzò evidentemente il gruppo di intellettuali, scrittori e artisti tedeschi che per analoghi motivi avevano abbandonato la Germania rifugiandosi in Svizzera. Tra loro c'erano René Schickede, Annette Kolb, Hermann Hesse, Hugo Ball, Stefan Zweig, Fried, Franz Werfel, Else Lasker-Schüler, Ludwig Rabiner, Claire e Ivan Goll, Albert Ehrenstein, Ferdinand Hartkopf e Walter Benjamin. E all'esterno di questo eteroclito gruppo di artisti, filosofi, scrittori, questa colonia di migranti tedeschi in Svizzera contava tra le sue fila anche qualche diplomatico dissidente in rottura con il governo tedesco, come il Wilhelm Mühlon o Hans Schlieben, il vecchio console tedesco a Belgrado, divenuto dopo l'abbandono del suo ruolo diplomatico l'editore della Freie Zeitung. Freie Zeitung, il giornale che rappresentava questo giornale? Il consenso, per abbreviare, il consenso politico della Freie Zeitung era democratico, più che socialista o rivoluzionario. I suoi collaboratori erano innanzitutto ispirati dagli ideali della rivoluzione americana e francese e tentavano prioritariamente di rinnovare la tradizione dell'opposizione democratica borghese del 1848 contro la Prussia e l'Austria. Ma affermava anche che lì non c'era posto per Marx. Ciò vuol dire che l'unico denominatore comune di questi giornalisti intellettuali oppositivi tedeschi era la loro posizione contro la Prussia e l'ideologia aggressiva prussiana. E Ernst Bloch era al centro del gruppo, quasi l'unico intellettuale socialista di sinistra, mentre Hugo Ball, l'altra figura del intellettuale di rilievo nella redazione della Freie Zeitung e al contempo fondatore del movimento dadaista a Zurigo, era piuttosto anarchico prima di ritornare qualche anno più tardi al cattolicesimo ed ad un misticismo oscuro. Molto vicino agli anarchici in questo periodo fu anche Hermann Hesse. Hermann Hesse, qualificato tra gli altri da Bloch di un bakuninesimo latente. Tuttavia, ad eccezione di questi tre intellettuali, gli emigrati tedeschi all'opposizione, che si riunivano anche nel Café Voltaire di Zurigo, appartenevano nella stragrande maggioranza all'opposizione borghese di sinistra. Non erano marxisti o rivoluzionari o leninisti. E l'arrivo di Bloch e della sua moglie in Svizzera a Berna nell'aprile del 1917 coincise quasi con l'apparizione del primo numero della Freie Zeitung, questo giornale, pubblicato il 14 aprile 1917. Ma solo nell'ottobre del 1917, esattamente il 20 ottobre 1917, comparirà il primo articolo di Ernst Bloch.
Per 5 anni Bloch aveva potuto annotare contatti personali con i membri della redazione della Freie Zeitung e soprattutto con Hugo Ball, per essere infine integrato ufficialmente nella redazione nell'autunno del 1917. Rapidamente divenne l'autore che pubblicava maggiormente, complessivamente redigerà 106 articoli ed editoriali che comparvero tra l'ottobre del 1917 e l'agosto del 1919. Inoltre, per ingannare le autorità tedesche, Bloch utilizzava diversi pseudonimi, come quali Dr. May, Fritz May, Ferdinand Aberle o Eugen Reich. Quando più articoli ed editoriali erano firmati con il suo vero nome, Dr. Bloch. Il primo articolo, pubblicato nella penna del filosofo, risale dunque al 20 ottobre 1917 e l'ultimo al 27 agosto 1919. Si trattava di un appello in favore di Giorgio Lukács, che rischiava di essere giustiziato a causa della sua partecipazione al governo socialista rivoluzionario di Benacun a Budapest nell'agosto del 1919. Bloch dattilografava autonomamente i suoi articoli servendosi di una vecchia macchina da scrivere e li inviava per la posta da Thun o da Interlaken alla redazione della Freie Zeitung a Berna. Meraviglia tuttavia, perché sono conosciuto che questo grande filosofo era un giornalista, aveva un'attività di giornalistica durante tanti anni. E meraviglia tuttavia constatare che la maggior parte dei testi di Bloch che furono pubblicati ancora nel 1919 comparissero nonostante l'autore avesse ufficialmente già cessato la sua collaborazione regolare al giornale. Alla fine del dicembre 1918, dopo gravi divergenze scoppiate soprattutto con Hugo Ball, che Bloch accusava apertamente di antisemitismo. Così dunque l'ultimo articolo politico pubblicato da Bloch nel 1918 nella Freie Zeitung, che è quello del 21 dicembre 1918, in cui trattava dell'arrivo del presidente Wilson in Europa, zur Ankunft Wilsons in Europa. E tutti questi articoli sono stati ripubblicati a cura di Martin Koroll nel libro Kampf nicht Krieg, Ernst Bloch, politische Aufsätze 1917-1918, pubblicato da Surkamp. E certamente le attività dei emigranti democratici tedeschi in Svizzera, comprese quelle di collaborazione alla Freie Zeitung vicina all'Intesa, erano sorvegliate da lontano dalle autorità tedesche. I servizi segreti di informazione del Ministero degli Affari Esteri tedesco e del Ministero della Guerra. E così Rosemeyer, uno dei redattori politici del giornale, fu arrestato al suo ingresso nel territorio tedesco e condannato per tradimento alla patria, secondo l'articolo 160 dell'articolo 57 del codice penale militare in vigore. Come attesta un documento riservato del Comando Generale Militare Tedesco Aggiunto di Berlino del 13 ottobre 1918, conservato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri, un confidente, dunque una spia, li aveva informati di una campagna di propaganda riccamente finanziata dall'Intesa nella capitale svizzera, il cui capo sarebbe Monsieur Hagener, e i cui principali collaboratori tra i democratici tedeschi esiliati sarebbero Schlieben, il direttore della Freie Zeitung, Hugo Ball e il dottore Bloch. Ernst Bloch. Wilhelm Müller, ex console del Reich tedesco in Svizzera, forte oppositore del magnato tedesco del acciaio Krupp, che in opposizione alla politica di concentrazione si era ritirato in Svizzera, dove divenne uno dei finanziatori più importanti del giornale di opposizione Freie Zeitung.
e fui perseguitato e messo sotto inchiesta, incriminato per i stessi fatti nel novembre del 1933 dal Ministero degli Interni della Prussia, che lo accusava analogamente di aver commesso il crimine di tradimento della patria nell'estate del 1918. Bene, giornale bisettimanale in lingua tedesca appariva a Berna, denominata come sottotitolo organo politico indipendente di politica democratica. La Freie Zeitung beneficiava evidentemente di sovvenzioni finanziarie importanti da parte dell'Inghilterra e della Francia, ma con ogni evidenza anche da parte dei circoli antimonarchici di tedeschi in svizzeri ostili alla politica del Reich tedesco. Le fonti esatte del finanziamento del giornale tuttavia sono difficilmente verificabili, poiché i dossier relativi a questa questione sono a tutti oggi introvabili. Pur essendo vietata in Germania, molti numeri del giornale furono riprodotti e uscirono clandestinamente sotto forma di volantini paracadutati direttamente sul fronte tedesco, dove i soldati potevano leggerli direttamente nelle trincee. E il giornale inoltre era distribuito tra i prigionieri di guerra tedeschi nei campi di prigione dei alleati. In un'intervista con Michael Landmann, registrata a Tubinga il 22 dicembre 1967, Ernst Bloch afferma a proposito di questa sua attività di giornalista politico in Svizzera, citazione Ernst Bloch: nel nostro circolo anti-Guglielmo e anti-Ludendorff comparivano, accanto a Hugo Ball, Hermann Hesse e Annette Kolb, così come qualche giornalista meno importante come Stilgebauer, autore di un romanzo prefascista e l'ex console del Reich, fiero oppositore di Krupp, che intratenava rapporti strettissimi con il console di Francia, si trattava evidentemente di Wilhelm Müllon, e con Jacques Freitz, evidentemente di orientamento democratico, repubblicano e filo occidentale. Non poteva essere contemporaneamente la piattaforma di un'opposizione socialista rivoluzionaria o nazista, visto che, come sottolinea Bloch nell'intervista citata del 1976, l'obiettivo prioritario della Freie Zeitung era innanzitutto di rinnovare l'opposizione borghese democratica del 1848 contro la Prussia e l'Austria. Marx non era presente. La prova è data, tra le altre, dal fatto che la redazione della Freie Zeitung appoggiava senza riserve la politica di Clemenceau, certamente mescolate con le posizioni dell'USPD, ma il modello di riferimento principale era senza alcun dubbio la democrazia liberale borghese francese, con i suoi ideali di libertà, di uguaglianza e fraternità. La bandiera tricolore. Ciò non impediva che di tanto in tanto apparissero anche sulle pagine della Freie Zeitung articoli di autori simpatizzanti apertamente con la causa del socialismo o dell'anarchismo, ciò che era il caso di già citato Hugo Ball. E come hanno mostrato tra le altre le ricerche dello storico tedesco Martin Koroll, la Freie Zeitung difendeva a priori i seguenti assi politici. Si può riassumere in 10 punti. La colpa esclusiva della Germania nella prima guerra mondiale, una citazione di Ernst Bloch, è la Prussia che ha innescato la guerra, cosa che ora nega. 2. L'esigenza di provocare la caduta della monarchia e del sistema prussiano come fonti di tutti i mali. 3. L'esigenza che la Germania
ammetta pubblicamente questo fatto e proceda alla punizione dei responsabili militari di questa guerra imperialista. 4. L'omaggio a Kurt Eisner, che durante la conferenza dell'Internazionale Socialista organizzata a Berna nel febbraio del 1919 difendeva la tesi della responsabilità principale della Germania dello scoppio della prima guerra mondiale. 5. La critica di tutti coloro che avevano acconsentito nell'agosto del 1914 al Burgfrieden dell'imperatore Guglielmo II, svendendosi nei fatti attraverso la capitolazione della SPD e dei sindacati al nazionalismo e al discorso della difesa degli interessi della patria della destra. E stessa cosa in Francia, dove in agosto 1914 l'opposizione socialista della SFIO, Partito Socialista creato da Jean Jaurès nel 1905, aderisse all'Union Sacrée, all'Unione Sacra Patriottica con i partiti borghesi. E Jean Jaurès, il leader carismatico della sinistra francese, che era assolutamente opposto alla guerra, fu assassinato il 31 luglio 1914 a Parigi da un nazionalista dell'Azione francese, Jean Jaurès era assolutamente opposto a questa Union Sacrée, che è una ragione di questo assassinato, e come sappiamo, questo è il grande scandalo politico-giuridico della Francia, che nel processo del 1919 l'assassino che aveva che è stato arrestato, l'assassino di Jean Jaurès, non è stato condannato, l'hanno liberato, e la viuda era condannata a pagare al tribunale. Il sesto punto rivendicazioni politiche della Freie Zeitung, il giornale libero di Berna, era l'esigenza di una democratizzazione profonda della Germania, di una riforma elettorale che rimpiazzasse l'antico regime elettorale corporativista prussiano dei tre stati e l'istituzione di un regime democratico parlamentare secondo il modello anglosassone e francese. 7. L'adesione senza condizione ai 14 punti del presidente Wilson. 8. La condanna senza riserve della guerra illimitata dei sottomarini condotta dalla Germania contro le flotte alleate inglesi e francesi. 9. La condanna dei crimini di guerra commessi dalla Germania in Belgio e delle devastazioni commesse all'esercito tedesco nel nord della Francia. 10. L'arresto dell'imperatore Guglielmo II, dei membri del comando supremo dell'esercito, Oberste Heeresleitung, e dei principali responsabili della guerra al Ministero tedesco degli Affari Esteri. E 11. Punto, l'appoggio alla Repubblica Democratica del novembre del 1918 in Germania, proclamata da Scheidemann a Berlino in novembre 1918. Questi sono gli 11 punti del programma politico della Freie Zeitung, questa piattaforma di opponenti tedeschi esiliati. 10 minuti ancora. 10 minuti ancora. Stringi, non abbiamo spazio. Un punto molto interessante di questa attività giornalistica è che era la posizione del giornale Freie Zeitung fronte alla rivoluzione dei bolscevichi in Russia, la rivoluzione di ottobre 1917. Quanto alla rivoluzione dell'ottobre del 1917 in Russia, il giornale osserva una posizione ambigua.
Certamente saluta il crollo del regime zarista autocratico e reazionario come un evento di primaria importanza per l'umanità, l'emancipazione del popolo russo dalle catene del regime zarista autocratico e ultra-repressivo, ma allo stesso tempo al nuovo potere rivoluzionario dei soviet sotto la guida di Lenin, gli editorialisti della Freie Zeitung, compreso Ernst Bloch, manifestarono un scetticismo nei confronti delle vere intenzioni dei bolscevichi, scetticismo ulteriormente rinforzato dall'incompressione degli ambienti politici democratici occidentali nei confronti della politica estera di Lenin, che era eccessivamente filo-tedesca, e analogamente la lettura attenta degli articoli degli editoriali pubblicato da Bloch dall'ottobre del 1917 al dicembre del 1918 nella Freie Zeitung attesta che il giovane Bloch, un filosofo, non era affatto tra il 1917 e 18, contrariamente a quanto afferma una leggenda, il filosofo tedesco della rivoluzione d'ottobre, ma piuttosto un simpatizzante del USPD che, pur salutando il crollo del regime zarista in Russia, temeva la degenerazione del regime rivoluzionario istituito dai bolscevichi sulle rovine del regime dello zar in una dittatura statuale burocratica. A questo perché, secondo Bloch, una vera rivoluzione socialista non è pensabile senza una precedente rivoluzione borghese. Inoltre era abbastanza scettico rispetto alla pretesa dei bolscevichi di poter saltare questa tappa intermediaria, passando immediatamente dal regime zarista autocratico alla costruzione di una società socialista egualitaria e comunista, ed era inoltre irritato, molto irritato, come Rosa Luxemburg, dalla liquidazione progressiva dai bolscevichi al potere delle forme di democrazia diretta istituite dalle giornate rivoluzionarie dell'ottobre del 1917 dai sovieti locali e per la rapida conversione del potere rivoluzionario bolscevico in un neo-giacobinismo centralista. Non può esserci rivoluzione socialista senza un 1789, afferma Bloch ancora nel 1976 in un'intervista con un anno prima della sua morte, in un'intervista a Martin Korol. Inoltre Bloch si era opposto, come numerosi aderenti e simpatizzanti dell'USPD, alle tesi della conferenza di Zimmerwald del 1915, quella nella quale, sotto la pressione di Lenin e del gruppo del bolscevico che lo circondava, era stata adottata la posizione internazionalista, secondo cui la Prima Guerra Mondiale non sarebbe stata che un conflitto tra più forze imperialiste che si disputavano l'egemonia mondiale, cosa che liberava per buona parte la Germania dal senso di colpa. E per concludere, rapida conclusione per è un peccato la parte più interessante. Riassumo, no? Si potrebbe dire che questo impegno di Bloch durante il suo soggiorno, la sua attività giornalistica politica in Svizzera per la Freie Zeitung di Berna tra il 1917 e il 1919 per una Germania libera, democratica e repubblicana, definitivamente liberata dal regime della monarchia prussiana di Guglielmo II, questo impegno per un socialismo democratico sfidando la dittatura sociale dei bolscevichi in Russia sotto Lenin ha in un certo senso predeterminato anche il destino politico ulteriore di Ernst Bloch come un dissidente che dopo un primo periodo del postguerra, cioè tra il 1949 e 1956, aveva occupato come professore ordinario di storia della filosofia dell'Università di Lipsia e co-direttore della rivista tedesca di filosofia il posto e la funzione del primo filosofo antifascista e marxista ufficiale della DDR. La sua rottura con il regime
stalinista di Walter Ulbricht a Berlino Est nel 1956, nel momento dell'insurrezione popolare ungherese a Budapest, era inevitabile, visto che Bloch aveva già negli anni sette anni precedenti parlato del professore di sociologia Wolfgang Harich dell'Università Humboldt di Berlino Est, difeso un socialismo e un marxismo umanista, un marxismo come morale e come utopia concreta ed una versione derussificata del marxismo. Ben inteso, la sua tesi della colpevolezza unilaterale della Germania nella prima guerra mondiale non fa unanimità ed è controversata. È anche contestata da certi storicisti che sulla base di ricerche di archivi concludono piuttosto ad una responsabilità parteggiata. Ricordo solo il libro molto discutato, no? Del storicista australiano Christopher Clark, pubblicato recentemente in traduzione tedesca, che diminuisce molto e mette in causa questa tesi della colpevolezza unilaterale della Germania, stigmatizzando piuttosto la responsabilità della monarchia degli Habsburghi, che dopo l'assassinato dell'archiduce Franz Ferdinand di Austria a Sarajevo il 28 giugno del 1914 aveva dichiarato la guerra alla Serbia, protetta dalla Russia, e la logica delle alleanze politiche e militari che avevano scatenato la guerra nei primi giorni dell'agosto del 1914. È evidente che un Ernst Bloch non avrebbe mai accettato queste tesi, ma noi, credo, dovremmo anche nel nostro giudizio tenere conto non solo delle tesi di Bloch, ma anche del verdetto degli storicisti. Grazie. Di aver fatto tagliare proprio la parte che c'era più interessante dei contenuti degli articoli proprio di Ernst Bloch di quel periodo, e mentre tu parlavi veniva in mente, certo forse non li avevano